Lunga vita a tutti a The Middle. Ultimamente ho pubblicato un articolo che parla di bypass, di filtri e di input validation e di regole di web application firewall che tentano in qualche modo di bloccare l'invio da parte dell'utente di sintassi JavaScript, quindi nel tentativo di sfruttare un reflected cross-site scripting. Se non l'avete ancora fatto e se vi va, ovviamente vi invito a leggerlo, vi lascio il link in descrizione, e volevo vedere con voi e toccare con mano quanto descritto all'interno dell'articolo. Allora, per effettuare i test e descrivere tutte le tecniche trattate all'interno dell'articolo, ho preparato uno script test.php che presenta una vulnerabilità all'interno di una variabile JavaScript. Semplicemente lo script fa un inner HTML e inserisce un messaggio all'interno di un tag div, all'interno di un elemento div. Quello che andremo a fare sarà interrompere la sintassi della variabile message, andando a mettere un apice singolo, punto e virgola, e inserendo del codice JavaScript. Davanti a questo script c'è un web application firewall, in mode security ovviamente, configurato in modo tale da poter fare un po' di test. Come vedete qua inserisco all'interno del name, che ne so, document.cookie, e vedete che vengo giustamente bloccato dal web application firewall. Andiamo a vedere perché vengo bloccato. Vedete che il messaggio dice not validator blacklist keywords, perché la regola 941180 del core ruleset ha una piccola blacklist dove c'è all'interno anche document.cookie. Uno dei metodi più scontati e più utilizzati è sempre quello di inserire degli spazi o dei commenti all'interno della sintassi. Ovviamente questo ammesso che sia valido a livello di sintassi. Fortunatamente in JavaScript sia spazi che commenti tra document punto e cookie sono previsti. Come vedete, document cookie abbiamo detto che mi viene bloccato, ma se inserisco semplicemente degli spazi tra il document, il punto e il cookie, vedrete che questo non viene più bloccato e riesco ad eseguire correttamente la funzione alert. È una sintassi valida anche inserire dei commenti, quindi document commento cookie. Vedete che riesco a bypassare correttamente la regola basata su una blacklist o su una lista di stringhe non permesse. Ma cerchiamo di rendere il tutto un pochino più difficile. Definiamo una regola che blocca qualsiasi cosa ci sia tra document e cookie, quindi tra la stringa document e la stringa cookie. Ok, ho definito la regola e come vedete adesso la sintassi document spazio punto spazio cookie viene bloccata correttamente. In questo modo, aggiungendo spazi o aggiungendo commenti, non è più possibile fare il bypass di questa regola. Proviamo anche col commento, inserisco un commento dopo document, vedete che viene bloccato correttamente. Ok, ora come possiamo fare il bypass anche a fronte di questo tipo di regola di web application firewall? Dato che ci è precluso l'accesso a document.cookie in qualche modo, noi possiamo recuperare questo valore all'interno di una global variable. Che cos'è una global variable? Semplicemente una variabile definita o al di fuori di una funzione o definita all'interno dell'oggetto window. Può essere accessibile da qualsiasi funzione e soprattutto possiamo andare a richiamarla direttamente all'interno dell'oggetto window o all'interno dell'oggetto self o insomma eccetera eccetera. Come potete notare, all'interno dell'oggetto window ci ritroviamo tutte le funzioni JavaScript come alert, a2b eccetera, e possiamo andare a richiamarle direttamente dall'oggetto window. Vediamo come.
Beh, ad esempio, utilizzando la sintassi window.alert semplicemente. Quindi andiamo a richiamare la funzione alert all'interno dell'oggetto window. JavaScript ci mette a disposizione tantissime altre sintassi per selezionare la funzione alert all'interno dell'oggetto window, come ad esempio inserendolo o trattandolo come un associative array, ad esempio. E quindi window tra parentesi quadre alert sotto forma di stringa e il messaggio. Ovviamente possiamo recuperare anche il contenuto di document cookie sempre con la stessa sintassi, quindi possiamo tranquillamente scrivere window document e cookie e vedete che abbiamo recuperato i cookie. Andiamo a vedere se questa sintassi ci permette di eludere la regola di Web Application Firewall che abbiamo scritto prima. Quindi all'interno della nostra alert vedete che adesso non mi blocca più. Non mi blocca più perché non è più la sintassi non è più formata da document, qualsiasi cosa, punto, qualsiasi cosa, cookie, e quindi abbiamo bypassato la regola, la nuova regola che abbiamo inserito, che è un pochino più severa da questo punto di vista e blocca anche i tentativi di bypass inserendo spazi o commenti. Tentiamo allora ancora di più di complicarci la vita andando a rendere la nostra regola ancora più selettiva, ancora più precisa. Quindi non solo blocchiamo ciò che c'è tra la stringa document e la stringa cookie, ma blocchiamo tutto, quindi togliamo il punto tra document e cookie e blocchiamo tutto, quindi document.*cookie. E in questo caso, come vedete, viene bloccato. Questo funziona anche inserendo dei commenti, ovviamente, tra document e cookie. Dobbiamo quindi fare in modo di non utilizzare la stringa document seguita dalla stringa cookie, e ci viene in aiuto la concatenazione di stringhe. Quindi possiamo andare a selezionare l'oggetto document all'interno di window andando a selezionarlo come la stringa doc concatenata alla stringa ument e la stringa q concatenata con la stringa key. Quindi con una semplice concatenazione abbiamo selezionato di nuovo, nuovamente in maniera diversa, il document cookie. Ho sbagliato a incollarlo, eccolo, e trasformo il più ovviamente in percentuale 2b, che è la sua versione URL encoded, e vedete che riesco a bypassare anche questa regola un pochino più severa. Allora, complichiamoci ulteriormente la vita definendo una regola estremamente complicata da bypassare, andando a bloccare la successione di caratteri che formano la stringa document e la stringa cookie. Quindi dopo ogni carattere della stringa io ci metto un punto asterisco, quindi d punto asterisco, o punto asterisco, c punto asterisco, eccetera eccetera. Così facendo, qualsiasi cosa ci sia tra i caratteri e che in successione formano la stringa document cookie viene bloccato, ok? In questo modo dovrei essere in grado di intercettare anche quando utilizzo una concatenazione di stringa. Perché? Perché la successione delle lettere, document e cookie viene comunque rispettata, quindi vediamo se in questo caso riesco a bloccare anche questo tentativo di bypass. E vedete che effettivamente funziona, il WAF mi sta bloccando nonostante la stringa document sia spezzata a metà e la stringa cookie sia spezzata a metà. Vedete che mi blocca correttamente. Quindi come facciamo a bypassare anche questa contromisura? Ebbene, JavaScript ci aiuta permettendoci di definire delle stringhe sotto forma di sequenza esadecimale. Quindi semplicemente con l'escape backslash x e il numero esadecimale che corrisponde al carattere che vogliamo inserire possiamo definire una stringa. Questa stringa noi la useremo per selezionare l'oggetto document e l'oggetto cookie. Io adesso ho scritto qua document, l'ho convertito in esadecimale, vedete che corrisponde alla stringa document, quindi non devo fare altro che inserirla all'interno dell'oggetto window e
andare a selezionare cookie e vedete che il gioco è fatto. Non c'è più la stringa document, quindi la regola non dovrebbe più intercettarci. E proviamo subito, vedete che funziona correttamente, quindi abbiamo bypassato anche questa contromisura utilizzando una sequenza di escape esadecimale. Un'altra tecnica molto interessante è quella di utilizzare il metodo objectKeys. ObjectKeys restituisce un array il cui contenuto è una lista di indici sotto forma di stringa, indici di ad esempio un associativo array. Dato un associativo array come questo, Pippo, Fu, Pluto, Bar, mi restituisce i due indici Pippo e Pluto, ok? Questo eseguito sull'oggetto window mi restituisce tutta la lista degli oggetti, delle funzioni, delle variabili contenute al suo interno, quindi potenzialmente io posso selezionare una di questi inserendo semplicemente il numero dell'indice che corrisponde all'array generato da ObjectKey. Mi rendo conto che è un pochino complicato, cioè è più complicato da spiegare che da fare. Vi faccio un esempio pratico. ObjectKeys mi dice che la stringa document, ovvero l'oggetto document, è il numero 13. Vedete che tramite ObjectKeys window tra parentesi quadre 13 ottengo la stringa document. Io posso sfruttare il fatto che mi restituisca la stringa document per andare a selezionare document all'interno di window e cookie all'interno di document, quindi ottengo il contenuto di document cookie senza di fatto inserire la stringa document all'interno dell'input, dello user input. Il problema qual è? È che ObjectKeys mi genera un array di indici nella successione in cui sono definiti all'interno dell'object window, e questa successione cambia non solo di browser in browser ma a seconda anche del documento che stiamo visualizzando, quindi potrebbe non essere sempre uguale. E quindi come facciamo a trovare ad esempio la funzione alert all'interno dell'oggetto window se questo numero continua a cambiare? Semplicemente possiamo fare un ciclo for che incrementa una variabile numerica e ci restituisce il numero di questa variabile quando incontra la stringa alert, quando il ciclo incontra la stringa alert all'interno dell'array generato da ObjectKeys. Però qual è il problema? Come facciamo a trovare il numero dell'indice della funzione alert se la stringa alert è bloccata da una blacklist come abbiamo visto prima per document cookie? Ad esempio possiamo confrontare la stringa con una regular expression e evitare di scrivere la parola, la stringa alert, ma mettere ad esempio qualcosa che inizia con A e che contenga subito dopo le lettere T, R e L, quindi alert non compare più come stringa all'interno dello user input, però io riesco a intercettare comunque il numero dell'indice dell'array generato da ObjectKeys che mi serve. Se io tutto questo lo includo dentro una funzione, come sto facendo in questo momento, posso avere una funzione definita all'interno di una variabile, ad esempio A, che mi trova automaticamente il numero corrispondente alla funzione alert. Quindi se io faccio di nuovo tutto il percorso, quindi all'interno dell'object window seleziono il object keys di se stesso, quindi di window, tra parentesi quadre il numero dell'indice che trovo con la funzione A, e vedete che mi ha selezionato la funzione alert. Quindi senza più specificare la stringa, senza più passare come stringa la parola alert, riesco comunque a eseguire la funzione. Per il momento mi fermo qui, per maggiori informazioni vi rimando al link dell'articolo, noi ci vediamo nel prossimo video, ciao a tutti e grazie per tutto il pesce. Addio e grazie per il pesce, anche se in fondo ci ricresce, la vita a volte va così. L'intelligenza che c'è in voi non vi ha mai reso come noi, non c'è rispetto verso le cose belle.